Adesso in collegamento dalla redazione social Luca Pompei che dovrebbe essere proprio a Rigopiano dove c'è stato un altro sopralluogo e naturalmente sono anche questi giorni importanti per i familiari delle vittime del crollo dell'hotel a Rigopiano. Vediamo se mi sente Luca. Sì, grazie Marina. Noi siamo qui a Rigopiano dove nella giornata di oggi c'è stato e continua ad esserci il sopralluogo dei periti nominati dal Tribunale di Pescara in merito al processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano. I periti, lo ricordiamo, sono Claudio e Marco Del Prisco e Daniele Bocchiola, due ingegneri e un nivologo che sono voluti venire qui questa mattina per effettuare ulteriori verifiche attraverso delle perlustrazioni, in particolare nel sito dove sorgeva l'hotel e nelle zone circostanti. Sono saliti fino in cima, da dove in qualche modo sarebbe giunta la valanga che ha travolto l'hotel nel gennaio del 2017. I quesiti posti dal tribunale ai periti sono quelli di verificare, in ordine alla valanga che ha colpito la località di Rigopiano, le possibili cause di innesco, l'entità della stessa, appurare inoltre se la scossa di terremoto ha in qualche modo influito sulla valanga. Altri quesiti importanti sui quali i periti sono chiamati a dare delle risposte, appurare se in caso di tempestività a redazione della carta valanga quell'area sarebbe stata ricompresa e accertare se fosse consentito il simultaneo utilizzo di tutti i mezzi sgombraneve in dotazione della provincia. Quesiti importanti che richiedono tempo. Non a caso i periti hanno chiesto un ulteriore mese di tempo, dovevano consegnare la relazione il 12 aprile, hanno ottenuto dal giudice il permesso di poterla consegnare il 12 maggio. Questo ovviamente prevede un ulteriore slittamento di questo processo in un'udienza che si terrà non prima della seconda metà di maggio. Prima di ridarti la linea, Marina, vorrei proporti l'intervista a Giampaolo Matrone. Erano anni che Giampaolo Matrone, uno dei superstiti di quella tragedia, non tornava in questi luoghi. Sotto quelle macerie ha perso sua moglie Valentina ed ecco la sua testimonianza. Poi linea allo studio. È sempre doloroso tornare in questi luoghi. Molto, molto doloroso. Quando sono arrivato comunque gli occhi erano lucidi, mi tremavano le gambe, era un pochettino che non ci tornavo e sì, i ricordi è come adesso, però come ho sempre detto è giusto essere presente, forse non più come prima con quel tipo di rabbia, adesso cerco di far rumore insieme a tutti gli altri in altri modi. E tramite avvocati e tramite tutte altre cose che possiamo fare e la rabbia rimane perché quando vedi la montagna e vedi tutte le macerie e l'albergo che non c'è più distrutto, che oltretutto sono state liberate, l'effetto è grande e è dura. 5 anni sono passati tanti, purtroppo la macchina della giustizia in Italia è quella che è. Vi aspettavate di, insomma, avere prima delle risposte? Guarda, io ho sempre detto che si dovevano sbrigare e dovevano accelerare i tempi. È vero che abbiamo aspettato tanto e sono passati più di 5 anni. Questa volta già so che si sono presi altro tempo e già c'è un altro rinvio, però spero che da questa giornata di oggi e da adesso che esaminano tutte le carte i periti, vengano soprattutto i periti del pubblico ministero, no? Vengono alla conclusione quella che sappiamo tutti quanti noi, che la colpa non è stata del terremoto, ma è stata la valanga. In più, una cosa che aggiungo, non scordiamoci che secondo me la natura non c'entra niente, c'entra sempre e solo la mano dell'uomo. Come sappiamo tutti, questo albergo qua non ci doveva essere, quei giorni doveva essere chiuso. Invece, come adesso, come ho ripercorso questa strada venendo giù, mi sono rivenuti in mente tutti quei momenti in cui anche la polizia stradale ci ha scortato e ci ha portato nella morte, ci ha scortato nella morte, io l'ho sempre detto.